chi c'è? Donato, ciao Donato. Buona, ciao. Ciao, ciao Donato. Donato da Varese, grande nemico di Telese, eh? Grande nemico. No, di Telese. Grande nemico, no, lo ignoro soltanto. Lo ignoro, sì, lo ignoro. Lo ignoro perché non ha costrutto. Non ha costrutto. Ha molto strutto, ma non ho costrutto. Ma com'è che lo soprannominavi tu? Strutto è buono. D'Artagnan. Io quello che dico, cioè adesso parlare con questo qui, con questo D'Artagnan presente, come se non sono solo capitare proprio male, perché non vorrei nemmeno lambirlo con le mie offese. Addirittura. Sì, io perché a questo individuo che è a fianco, peraltro più o meno è come se me la fotocopia di quell'altro stronzo da fare la latrina. Sulla 7? Beh, la latrina, la trasmissione, adesso non esageriamo. No, fa latrina. Quella è la famosa latrina che parla di cose che sono relative alle latrine, che non dicono un cazzo. Sono cose latrine. Che non dicono un cazzo. Sono ma che ti ma quello che dico, ma io quello che vorrei dire a questo stronzo lì, a questo qui. Ma che è successo con Telese adesso? Ma tu ti rendi, ma come si fa a stare zitto con questo qui al telefono? Ma io vorrei dire a questo stronzo, a parte il fatto che vorrei dire a questo stronzo, ma tanto ancora come guarda, lui, perché non hanno fronteggiato minimamente cosa? Quella legge incostituzionale del can applicato, il canone sulla bolletta Enel. Io vorrei chiedere a questo il stronzo che almeno la voce incapita, perché potrebbe parlare con quello stronzo di Renzi, no? Non c'è grande. Quindi sono stronzo perché sono d'accordo con te sul canone. E non ti ho mai sentito. Allora dite domani in poi che quello è un latrocinio. Da domani devi dire che quello è un, perché è un uomo, no? Tu sai che in Italia esistono. Perché tu sai che in Italia esistono molte persone che non riescono nemmeno a mettere assieme il primo col secondo, e poi arriva questo figlio di puttana, quale Renzi, ma vabbè, adesso non esageriamo, dai. Allora, il discorso è questo, che ti viene a pregare il canone, come si chiama? Il canone sulla bolletta. Ma io dico, ma uno che prende 300 euro al mese, come cazzo fa a fronteggiare sto canone della bolletta? Che peraltro poi la televisione ti dà quello che dice. Ma ci sono delle esenzioni pure, no? Ci sono delle esenzioni. No, non c'è nessuna esenzione. Allora, questo qui è il nostro. Ma hai fatto una scuola di teatro o parli così nella vita? Perché bello, rifammi questo gutturale forte. Come fai? Allora il discorso è questo, Poi vorrei chiedere un pochino a questo baffetto. Ma io parlo con. Io parlo di mille baffetti! Compreso quel miserabile di D'Alema, io includo anche pure quell'altro baffetto, perché a me D'Alema mi deve ancora chiamare, mi dovrebbe denunciare. Ma perché? Davanti al popolo italiano, mi deve spiegare che cazzo è servito all'Italia, come lui, quell'altro porco di Bersani, tutta questa gente. Vabbè, ma che c'entra adesso questo? Stai mettendo insieme una serie di cose. Di Vendola non mi dici niente, di Vendola, signor Vendola. Ma vuole avere una bambina, signor Vendola, eh? Ma Vendola è un pezzente. Non esiste un aggettivo contro Vendola. Allora, io penso, nessun aggettivo si abbassa a offendere Vendola. Ma lasciamo stare quel pezzente, quel miserabile farabutto. Ma vabbè, che ha fatto? Scusa. Ladro, non si sa che cazzo è. Ma chi hai votato? Io sono di destra, ma non perché sono. Allora, io delle ideologie ci cago sopra. Io sono di destra perché vedo che la gente di destra ama questo paese, che non è certamente gente come te che ama questo paese. Tu a me devi. Tu sai che le donne islamiche partoriscono 4 volte più delle donne cristiane? Ti sei mai posto questa domanda? Vabbè, no, stamattina mi ponevo questo problema. Ecco, tu lo sai che basta un caccolo anche approssimativo, fra 35 anni nel Parlamento italiano ci sarà la Sharia? Lo sai o non lo sai? Stai facendo qualcosa per i tuoi figli? Allora io quando parlo a te, parlo con un milione di gente come te, perché non fate altro che rimpizzarvi lo stomaco, cagare dalla mattina alla sera, scopare e non pensate a nulla. Per voi il futuro, può, sai cos'è? Il futuro è un manicaretto. Per voi il futuro è un manicaretto, ma non è quello che fra poco dovrà accadere, sì, ad avvenire, perché noi fra poco saremo islamizzati. Ma tu che hai votato? Ti ho chiesto cosa hai votato. Ma che non sei sbroccato? Parla di te, parlo come hai fatto a conoscere la moglie di Berlinguer, come te la sei scopata. Ma che c'entra adesso? Scusa. Cosa lì.
Ma vabbè, ma che c'entra? Ma uno conosce le persone. Che c'entra un caio, ma io può essere anche la figlia di Almirante. Parla un po' di lui, io non so nulla di quest'uomo. No, beh, ma allora, non ho capito. Adesso ti ho chiesto cosa hai votato, mo ti vergogni di dire che cosa hai votato. Che io, allora, ti ho chiesto io... come fa a sopportarti tua moglie quando dici. Ma tu dici al popolo italiano se mi sopporta o non mi sopporta. Ma il popolo italiano adesso. Ma voglio sentire la voce di tua moglie, falla parlare la santa donna. Quello la povera donna che ti ci sono carica, più dai. Kebab che McDonald's, ma lui ideologicamente, siccome che non può attaccare chi il culo non glielo fa, chi? Non glielo fa, o meglio attacca chi il culo non glielo fa, ma non attaccherebbe mai l'Islam che ha aperto un sacco, mi sembra sono ci si ma di chi parli? Del sindaco di Firenze? L'Islam ha aperto i kebab. Per dominare il mondo. A Firenze sono minimo 20 a Firenze, a Firenze. E poi lo prendo con McDonald's. Quel pezzo di merda. Quello stronzo di Renzi. No, è Nardella, non era, è Nardella quello. Nardella, ecco. Nardella che non vuole il McDonald's a Piazza del Duomo. Quindi è Nardella che sta colonizzando l'Occidente con i kebab. Orrore, Nardella! Vedi questo mondo cosa fa? Orrore! Lui se ne esce con queste cazzate. Tu con quel corpo morto se ne esce con quelle cazzate, ma non combatte. Allora lui mi deve ancora non spiegare combatte se che lui vuole, facciamo se vuole lui ragazzi deve andare la crociata contro il kebab, facciamo la crociata contro il kebab. Aspetta fammi sentire. È uno stampino di tanti stampini che si susseguono. Mi deve dire lui se vuole quest'Italia islamizzata o cristiana, perché se la vuole islamizzata si deve prendere sua responsabilità. Io la voglio islamizzata. Siccome che io posso anche avere rispetto per l'Islam, a parte il fatto che l'Islam mi deve spiegare come viene qui in questa terra cristiana a contrastare un altro Dio, il Dio della Bibbia, vorrei sapere con quale coraggio, tutto qua. Vabbè, il Papa come va? L'appello al Papa? Papa, se mi faccio domande te le faccio perché non ho problemi. Il Papa è un prete. Il Papa ha detto che bisogna avere rispetto dei gay, bisogna chiedere scusa ai gay. Ha detto che i cristiani devono chiedere. Tutta una massa morfa di culatone che stanno lì nelle. Ma tu hai visto quegli uomini con le palandrane addosso lì? Che cazzo avranno sotto quelle palandrane? Ma avranno sicuramente tutti i cazzi duri 24 ore. Ma chi ce l'hanno? Chi? I cazzi duri. Ma ti pare mai possibile che quelli siano tutti gli eunuchi? Ah, ma dici. Che cazzo devono operare? Allora, cazzo. Ma chi ti stai parlando? I preti? Di chi stai? Ma chi? I preti che hanno le tute addosso sono i più grandi sciamatori della storia. I più grandi sciamatori, sfumizzatori, sono i specialisti delle fellatio. Sono veramente degli esseri a sesso 24 ore su 24 ore. E probabilmente Bergoglio, il prete Bergoglio, che io lo rispetto, sì. Però non credo che lui rappresenti Cristo, perché Cristo dice che stava con le terga su un giacimento aurifero, d'accordo? Ma queste cose per farlo capire ai veri cristiani, ce ne vuole anche questo porco che è a fianco. Allora, Aridaia. Io vorrei soltanto... Ma che cosa hai votato? Io non ho capito ancora che cosa hai votato. Ma sei tutto... Ma non sei lo dico mai, ma tu che cazzo hai votato? Dimmi, ma che cazzo hai votato tu? Cazzate, allora, tu per essere arrivato a parlare con me adesso... Allora, tu per essere arrivato a parlare... Avere questo beneficio di parlare con me... Mi devi dire tu che cazzo hai votato che ti ha trascinato il Rado 24 che stai parlando con me? Ma scusa, io... Tu lo devi spiegare! Perché io ho questo lusso per parlare con Donato? Chi mi ha dato questo... Chi mi ha elargito questa grazia? Allora, quando aspetta, tu mi ragazzi. Queste domande, chi mi ha elargito questa grazia per parlare con Donato, allora mi devi dire tu che cazzo hai votato! Tu! La domanda l'ho fatta io! Io te la posso rispondere 100 volte! Ma il tuo momento è simile a te! Hai capito? No, non si è capito. Tu mi devi... Allora, io questo signorino qua lo voglio incontrare. Mi deve spiegare perché 2 più 2 fa 3. Ma sì, ma su che cosa? Perché 2 più 2 fa 3. Ma su che cosa? Ma cosa ti sei fumato? Perché per matematica certezza l'Italia verrà islamizzata. Come bene. Come lo devo dire? Verrà islamizzata. Io sono un cristiano, posso difendere questa terra? No, ma non è che mi sono ti vergogni di dire che sono qualcuno all'aria. Non ho capito Italia, perché ti vergogni di dire che cosa hai votato. Allora, gli islamici, al mio posto, non andrebbero e non parerebbero a fare una radio. Gli islamici verrebbero con i maceti e ti farebbero saltare la testa. Qualora tu andassi nel loro paese a offendere il loro governo, a offendere anche una radio che si può essere chiaro, Radio Padania, quegli islamici maledetti che telefonano a radio, che noi per quale concezione ci metteremo a offendere la radio. Quella è una radio di un popolo che sta in questa terra!
non sono islamici. Andate in qualsiasi paese arabo e andate voi a condannare una radio per dire della Tunisia e vedete se uscite vivi. Abbiamo perso tutto. Ditelo a questo fiera. Ma che devo definire? Io sono, ho la disgrazia, sì. Non poter dire. Ma ci andiamo a mangiare un kebab insieme? La soluzione dei miei problemi. Così sento le problemi grandi tutti. Paure del piccolo uomo. Se no, è paura. Donato, tu sei un piccolo uomo che ha un grande dramma dentro. Io voglio aiutarti. Andiamo allora a me lo devi mostrare. Allora mi devi incontrare e davanti scegliamo 100 persone a caso. Vediamo chi ce l'ha il dramma dentro. Morda infinita. Allora trovami un campo di aria umano. Fermi tutti. Poi ci incontriamo io e te e vediamo chi c'è dentro il dramma umano. Ragazzi, umana. C'è il dramma umano, ce l'hai tu. Zanzarosi, andate a fare in culo.